Ancona questi giorni ospita uno degli eventi più importanti a livello nazionale nell'ambito dell'estetica. Si parla di extension, di laminazione. Vi portiamo con noi all'Adriatic Lash Brow. Marina, raccontaci come è nata l'idea di portare ad Ancona un evento così importante, che tra l'altro ha visto la partecipazione di quasi 100 protagoniste provenienti da ogni parte del mondo. Grazie Marco della domanda. Questa idea fantastica è venuta così all'improvviso, perché anche io sono una partecipante ai campionati di verse internazionale e sono anche una pluricampionessa che ha vinto tantissimi premi per tutto questo periodo della mia carriera, diciamo. Ho pensato che ce la faccio anch'io creare un evento speciale e anche un po' diverso dagli altri eventi, anche perché qui nella zona Marche nessuno mai non ha fatto un campionato proprio dedicato all'extension ciglia, laminazione ciglia e sopracciglia. Abbiamo delle iscritte, delle partecipanti da tutto il mondo, anche dalla Giappone, dalla Finlandia, dalla Norvegia, dall'Inghilterra, Ucraina, Moldavia, Romania, Russia, da tutto il mondo veramente, qualche partecipante che è arrivata qua a questo evento. Marina, il blu, il lilla e il bianco sono i tre colori scelti per gli outfit di queste tre giornate. Come mai proprio la scelta di questi tre colori? Allora, il bianco perché è la purezza e la sincerità, il lilla è perché è molto in moda, e invece il blu perché io è un colore molto vicino al mio cuore e significa la fiducia certamente, ma anche è un colore che mi rappresenta, ecco perché è un blu. Marina, il tuo grazie a chi va? Il mio grazie va alla mia famiglia, alla mamma, al mio fratello, al mio padre, al mio marito e le mie amiche che mi hanno aiutato moltissimo tutti questi 6-7 mesi di lavoro su questo evento. E possiamo dare l'appuntamento alla prossima edizione? Sì, già abbiamo in mente di annunciare la seconda edizione e normalmente lo pensiamo molto speciale anche come questo, con tante nuove cose, ma adesso un po' di relax totale e dopodiché faccio annuncio alla seconda edizione dell'evento. Voi siete 6 dei 40 giudici presenti all'evento. Raccontateci la modalità di votazione. Le votazioni a ogni evento di questo genere sono molto rigide e devo dire che negli ultimi 15 anni in Italia il livello delle ragazze è cresciuto altissimo. Infatti noi qui con tutto lo staff delle giudici siamo riusciti a portare gli eventi ed anche a tutte le partecipanti a fare dei lavori perfetti. Questo ve lo può confermare anche Valentina. Ma il criterio di votazione, quali sono stati i criteri di voto? Allora, i criteri ci sono tanti in realtà, quindi tecnicamente si parla della distanza della palpebra che viene misurata nel 0,02 mm, la direzione, la quantità di ciglia applicate, la modalità di ciglia applicate, quindi in realtà ci sono tantissimi criteri che noi giudici andiamo a valutare e poi diamo dei voti. Questi lavori di estetica non solamente vanno fatti sul viso di una donna, ma bensì, come spiegavate oggi durante i vari convegni, ora vengono svolti anche sul viso di un uomo. Assolutamente, è un trattamento unisex, infatti è portato sia da uomini che da donne, specialmente la laminazione, che è un altro trattamento che comunque si fa sulle ciglia naturali e l'uomo comunque
giova tantissimi benefici, quindi a livello sia di estetica ma anche proprio di benefici, proprio come cura proprio delle ciglia naturali, è un trattamento che viene consigliato anche agli uomini. In qualità di vincitrice di tanti tanti campionati internazionali, perché appunto concorrere e partecipare a una gara come questa? Beh, sicuramente è un modo per mettersi in gioco sia professionalmente, tecnicamente, ma anche a livello di crescita personale, perché le ragazze, mi metto anche io, noi abbiamo l'opportunità di confrontarci non solo con le altre partecipanti, con le colleghe, avere modo di conoscere le aziende, ma anche proprio di confrontarci con noi stesse. Il settore è in forte espansione in tutto il mondo, è così? Sì, assolutamente sì, quindi l'Extension Cilia esiste in tutto il mondo e quindi è un trattamento che crea dipendenza. Le donne non si vedono più senza ciglia. Ciao, sono Chiaki Sakagami, vengo dal Giappone, sono di Osaka. Con questo evento mi è piaciuto tantissimo e ho fatto tantissima esperienza nuova. Grazie mille. Buonasera, io mi chiamo Inna Sculeia, arrivo da Torino, vivo in Italia da 25 anni. E cosa posso dire? Eventi ovviamente ne ho visti tanti, ho partecipato in tanti eventi sia come sponsor che come giudice, uguale anche qua, sono stata giudice, sponsor, e complimenti all'organizzazione, complimenti a Marina, io le auguro tantissimo successo e tante cose belle, organizzazione al massimo. Buonasera, mi chiamo Felicia Fanari, vengo dalla Moldavia, abito in Italia e per me è il primo campionato e sono super super contenta di tutta l'organizzatore che ha fatto Marina e di tutto quello che c'è stato, grazie. Un tavolo di lashmaker italiane, di dove siete ragazze? Napoli, Puglia. Roccaraso. Civitavecchia. Un commento a caldo su questa prima edizione dell'Adriatic Lash Pro. Bello, emozionante e tanta ansia. Sì, molto molto emozionante, tanto. Vi è servito a livello professionale? Sì, tantissimo. Le gare servono sempre. Ti aiutano a tutto. Sì, molto, è stato molto stimolante. Molto stimolante per la crescita professionale, quindi sicuramente. Perché a prescindere da come va impari sempre qualcosa, esatto, di nuovo. Riparteciperemo sicuramente, ci sarà una seconda edizione.